Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Mamati di Foot e benvenuti in una quadrupla player review. Si tratta dell'icona là in porta in basso, Buffon. Abbiamo poi anche un bel Amsic, abbiamo un rete GIF e Kvaratskhelia Potm. Prima di iniziare questo video, ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, soprattutto iscrivetevi. Fatelo adesso se volete vedere altre player review sempre su questo canale o se volete recuperare player review vecchie. Trovate tutto ciò che volete anche per unirvi al gruppo Telegram qui in descrizione, ragazzi. Volete acquistare una maglia calcio per le vostre partite di calcio e non sapete dove andare? 11calcio-it.com, trovate il link, codice e coupon qui in descrizione. Ci sono le nuove maglie appena uscite, tipo di Bayern Monaco, Oktoberfest, quindi special, la quarta del Manchester City, ma anche ci sono le maglie della Serie A. Il mio preferito ovviamente è Inter. Questa è una traduzione abbastanza bozzata, però ci può stare. C'è la prima, la seconda e la terza, col pantaloncino e calzettone. La prima, la seconda e la terza personalizzazione. C'è anche la personalizzazione della maglia della donna, del... che ha una taglia un po' diversa. Abbiamo anche la personalizzazione con patch aggiuntive, nome e numero. Trovate il link e codice coupon, ragazzi. Prezzi qua. Trovate il link e codice coupon qui in descrizione. Salutiamo lo sponsor di Dig Dig One e Dig Dig Four. Buffon! Paratona di Buffon. Kvaratskhelia. Numero, tiro da distanza. Kvaratskhelia. Buffon! Riflessi. Kvaratskhelia, il tiro da una posizione. Beh. Palla per Retegui. Il tiro di Retegui! No, bel, Amsic, si vuole inserire. Amsic. C'è più avanzato, Amsic. C'è lui, Amsic, la scarica su Roma 2 che spara. Che la miseria. Palla lunga per Retegui, non è fuori gioco. Non è fuori, il tiro di Retegui, maledetta primavera. Amsic. Peccato, poteva passare, però c'è ancora qui. Retegui? Ma non fa il trascinamento di suola, perché? Forse, scusa, ma dovrebbe avere almeno le tre, o forse solo due. Devo controllare. Amsic si è inserito. Palla per Retegui. Bello lo. Ecco. Retegui, che recupero. Retegui. Retegui, spostalo. Spostalo il portiere. Spostalo, sei. La prossima volta portalo a casa tua il portiere. Zio maialino. Ma che per Retegui al volo! Matteo! Retegui! Grande, bel tiro al volo. Kvaratskhelia sulla fascia. Kvaratskhelia, il tiro di... Ehi, un po' sporcato. Va bene. Amsic si inserisce tra le linee difensive. Amsic, palla a piede. Amsic. Amsic, madonna, come ha fatto ad arrivare 50 difensori? Palla per Retegui, centrale, Retegui, il tiro, parato. Palla centrale per Retegui. Retegui, e perché rompono i coglioni? Vai Amsic, vaffanculo a spostare il portiere, Trotti, Ghiun. Ciambalangunz. Palla per Kvaratskhelia che si inserisce. Per Amsic, il tiro da una posizione... Attenzione! Palla per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia si inserisce, il tiro di Kvaratskhelia. Bello l'inserimento di Kvaratskhelia. Sposta il portiere, bravissimo. Eccezionale veramente. Bello l'inserimento di Kvaratskhelia con lo sca... No, che cazzo hai fatto? Bella! Questa palla, Retegui, trascinamento di suola. Inserimento sontuoso di Retegui. Partiamo dal portiere Buffon, Gianluigi Buffon. Gigi Buffon è un buon portiere, molto forte. Ovviamente non è un portiere che non si fa battere. Mi piace che comunque ha dell'ottimo tuffo, un ottimo riflesso, un ottimo posizionamento. Non è molto bravo nelle uscite, in realtà lui rimane proprio in porta. Infatti il suo ruolo plus plus è di stare in porta, quindi portiere classico.
niente di così eccezionale sotto questo aspetto. Ho uno stile di gioco plus che quest'anno hanno finalmente messo, sono finalmente decisi. Hanno messo a lungo migliorato animazioni speciali per i tuffi sulle lunghe distanze. Aumenta ulteriormente la probabilità di intercettare le conclusioni da lontano. Questo può tornare utile, infatti da lontano difficilmente ha subito gol, però da vicino alcune cose le ha prese probabilmente. Probabilmente perché non riusciva a essere efficace al 100%, ovviamente non esiste il portiere imbattibile, neanche nella realtà, e lui non fa eccezione, peccato. Per il suo prezzo è veramente troppo 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 costoso adesso, e costa tipo 860.000 crediti. Ve lo sconsiglio, ma il suo voto finale per lui comunque un bel 7,5, indice di imbattibilità ovviamente 3, l'Italia aiuta tantissimo, come alternative sicuramente in Serie A possiamo metterci Sommer, un po' più papabile, in Premier League possiamo metterci Ederson, Alisson, Martinez, Bundes non so se c'è ancora un Neuer con un buon rating, onestamente mi sfugge, poi c'è un Ter Stegen, Courtois, insomma ce li abbiamo. Passiamo subito proprio razzi a Marek Hamšík trovato anch'esso, no, non è che l'ho trovato, praticamente c'era il pacco pre-campionato e tra quelli in prestito, tra gli in prestito è uscito proprio Marek Hamšík, la versione 87, praticamente c'è la versione 85, 87 e 89, sarebbe la media praticamente. L'89 deve ancora uscire però, quelle mi pare sia per chi abbia prenotato, per quelle cose qui, costa 1 milione. Comunque per fare tutto questo modulo ho dovuto aggiustare, nel senso che io non gioco con 4-3-3, questo dovrebbe essere tipo un 4-3-3, vediamo, 4-2-1-3, sì, un 4-3-3 alternativo, quindi ho dovuto mettere questi qua un po' in ruoli dove io non uso praticamente, però nel complesso mi sono trovato bene. Ha un ruolo plus plus invece anche lui, Marek Hamšík, ed è la mezzala praticamente. Tende ad andare un po' più sulla fascia a volte, da centrale poi si sposta sulla fascia. Può tornare utile se poi l'ala ha l'attaccante interno come Kvaratskhelia, quindi mi sono trovato molto bene anche per questo motivo. Lo stesso anche magari Matuidi che è attaccante interno. Bello nel tiro, bravissimo nel tiro, in area molto preciso anche dalla distanza, potenza e tiro, passaggio eccezionale, con visione cross, passaggio corto, insomma abbiamo quello che vogliamo nel suo passaggio. Non è un giocatore così estremamente bravo nel dribbling, anche se un 36 generico, però pecca nell'agilità e altrettanto nell'equilibrio. Ovviamente compensa magari appunto il controllo palla, la reattività, il dribbling puro, la freddezza, tutti questi valori che comunque nel calderone del dribbling possono aiutare. Può fare il CC, ma purtroppo non gode del plus plus. E purtroppo in questo FUT, in questo FC25 Ultimate Team, il plus plus può essere molto molto utile. Mi piace la sua velocità, che comunque è equilibrata, bilanciata e a centrocampo adesso è buonissimo. Ha una buonissima, un'ottima resistenza 91, infatti col plus plus tenderà poi a stancarsi molto, quindi è opportuno avere resistenza. Fisicamente non è male. Come alternative da COC non, praticamente è difficile trovare, c'è tipo Bellingham, la Aitana Bonmati, Valverde, Puteias anche, Williams tra Liro, Marchisio, insomma questi qua. Il prezzo è elevato, 1 milione, troppo ragazzi. Per adesso non ve lo consiglio per questo prezzo, ma avrà sicuramente una curva discendente più in là quando magari ci saranno altre cose. Come stile intesa, Footbin consiglia Ombra, ma no. A parere mio, perché comunque da COC avanzato, quindi avanzato, non serve. Per avere un più controllo, più allungato, c'è il cecchino, l'architetto. A questo punto vi direi di metterci un cecchino, ragazzi. Quindi da COC, cecchino. Almeno diventa un po' più forte fisicamente, quindi torna utile anche questo fattore, secondo me. Indice di ibridabilità da 1 a 3, come Hero, ovviamente 3, come nazione campionato, quindi 1 su 2, gli do 1 per la Serie A. Ma le conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, un 8 più. Veniamo a Kvaratskhelia, con lui ho avuto opportunità di fare 4 partite, 4 gol e 6 assist, 4, 5 di skill e 5 di piede debole. L'SVG mi è costata quasi 240, quindi ragazzi, per questo video, cazzo, spaccate sto cazzo di mi piace, zio, 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 perché veramente l'ho fatto anche per il canale, per quelli che mi seguono il canale e per spiccare il volo con il canale. Kvaratskhelia può fare l'ala destra, l'ala sinistra e l'esterno sinistro. Tra questi tre ruoli principalmente ho provato, cioè ho fatto per adesso solo ala sinistra. Ha uno stile di corsa più esplosivo, può diventare un controllabile footwind, sta sballato, quindi non lasciamo stare.
per il destro, ha un buon tiro. Non ha un tiro impeccabile, ma ha un buon tiro. Mi piace tantissimo perché è molto molto agile. Peccato che ha quell'equilibrio un po' così a sminchia. Però nel complesso il dribbling ci sta. Poi ha un controllo, dribbling puro, le 5 di skill. Quindi ci troveremo bene con lui. Ovviamente se vogliamo compensare gli mettiamo un motore per compensare un po' di equilibrio. Non è bravissimo nel fisico. Mi dispiace, fragile, si fa sovrastare fisicamente facilmente. Mi piace invece molto il suo passaggio, sa fare gli scambi rapidi, poi si inserisce bene come ala, si fa trovare al centro, svaria in attacco, mi piace, soprattutto col ruolo plus plus, che sarebbe attaccante interno sia da ala sinistra che da ala destra, quindi poi avendo le 5 di piede debole, possiamo mettere a destra, a sinistra, è molto versatile, bravo anche nella velocità, mi piace, se vogliamo renderlo più veloce appunto gli mettiamo un motore o proprio un cacciatore per metterlo proprio a spinta massima. Ci vuole un bel po' per completare le specie, appunto siamo su 2,40, è una carta che vi consiglio di completare per la Serie A? Secondo me sì, perché può rappresentare una valida alternativa per Leao, che comunque ha il suo costo, vi dico subito quanto costa lui. Allora, lui diventa una carta che sicuramente non è scambiabile. Leao comunque costa quasi mezzo milione. Secondo me può essere un'ottima alternativa. E cheapest appunto a Leao. Potrebbe ricevere delle altre upgrade? Sicuramente. Però comunque se riceve un altro if diventa un 87. Quindi magari cercate di valutare. Io l'ho fatto perché mi faccio tutti i Pokémon della Serie A, proprio è un mio obiettivo. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, 8. Andiamo a Retegui. Retegui fisicamente lì ci sta benissimo. Ha il plus torre e ci sta benissimo. 4 partite, 11 gol e 4 assist. Pagato nemmeno tantissimo, 3 di skill e 3 di piede debole. E mi piace molto. Cioè, mi piace molto perché comunque è quell'attaccante che vi costa un cazzo, ma vi rende tanto, ha un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. In più, non è, praticamente nel 4-3-3 ci sta bene, perché alla fine lui non deve correre eccessivamente, perché comunque ci saranno gli esterni veloci a inserirsi di più, anche volendo. Quindi in questo modulo, messo così, con questi esterni veloci, ci sta che non sia eccessivamente veloce. Poi lui compensa con il tiro, che è ottimo, tira benissimo. Mi piace tantissimo il suo tiro. Sia principalmente in aria, un po' dalla distanza, un po' meno. Non è bravissimo nel dribbling, però sa controllare la palla, sa stoppare, sa essere freddo, quindi questo ci importa. Bravo anche nel colpo di testa, con 87 in salto e 96 in colpo, in precisione di testa. Mi dispiace un po' per la resistenza che non è al massimo, ma è molto forte fisicamente. È alto 186, 186, vediamo se sì, ho detto bene. Sì, ed è forte fisicamente, quindi ci sta, là ci sta. Secondo me il suo ruolo è proprio probabilmente in un modulo con una singola punta. Però magari se avrò l'opportunità, se magari forse lo vendo, magari proverò un attacco a due. Passaggio neanche male, giusto il minimo indispensabile. Come stile d'intesa, vogliamo aumentargli il dribbling, gli mettiamo motore. Vogliamo diventare più allungato, più prolungato, più controllato, più, diciamo più prolungato, ragazzi. Quindi di base va sempre così. Possiamo mettergli magari anche un falco, un artista, però io direi più motore, ne stavate parlando. Prezzo veramente quasi al minimo, siamo su 11.500 crediti. Occhio però, un info potrebbe tornare in qualche SBC. Come alternative in Serie A sicuramente ci abbiamo un bel Thuram base, un bel Lautaro Martinez, Thuram Potom, non so se c'è ancora disponibile, SBC non lo so onestamente parlando. Poi abbiamo sicuramente Morata, se arriva a prendere qualche versione anche specie, c'è cioè Lukaku if, anche volendo. Indice di ibridabilità da 1 a 3, sicuramente 2 più Bergamo qualcosina, cioè l'Atalanta qualcosina in Italia Serie A ci sta benissimo. È un if che vi consiglio, ragazzi, sì, secondo me per divertimento. Dimensione 5 rende bene, da testare anche divisione 4, ma non penso di testarlo, lo venderò. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta 8,5. Ma ditemi voi cosa pensate di questa review, se vi è piaciuta e queste carte se vi sono piaciute, queste carte le avete provate, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.